ma io non riesco a ricordare assolutamente il nome della compagnia che stiamo per andare a conoscere. Eppure sono tantissimi, è la compagnia più numerosa del festival. Vuoi vedere che ti frego, perché la compagnia non si chiama come il titolo è I Dimenticati, ma loro sono la PAT, Passi Teatrali. Benvenuti ragazzi, siete in tanti e soprattutto Grazie. So che amate anche nella vita quotidiana girare con gli abiti di scena. Sì. Abbiamo con noi Pier Mannucci, non lo posso chiamare Pier Vittorio perché lui non vuole. Perché ciao Pier. Esatto, no, la mamma lo fa la mamma quando è arrabbiata. Quando è che si arrabbia mamma? Soprattutto, no, più o meno sempre. Sì. Sei un ragazzo discolo, potremmo sì, dire. Sì, ragazzo discolo. Turbolento, come Turbolento, si diceva. No, esatto. Dovremmo suggerirgli anche lui un po' di psicoterapia come parlavamo, di cui parlavamo prima. Senti, tu sei l'autore e anche il regista sì. di questo spettacolo. Uno spettacolo che mi ha colpito nella descrizione che abbiamo letto. Voi andrete in scena questa sera, poi domani e dopodomani. Sì, esatto. Specificheremo poi quali sono gli orari e i palchi. Ma raccontate le vicende di personaggi appartenenti a opere, insomma, teatrali, sì. Vere o meno, non lo so, ce lo dirai tu. Comunque, okay. di personaggi importanti, a un certo punto gli autori hanno deciso di non mandare più in scena. Sì. E questi personaggi in un certo qual modo si coalizzano. Perché? Sì. Ma sono appunto personaggi di opere esistenti che però non compaiono in scena per decisione dell'autore, quindi vengono citati, ad esempio vabbè, il più famoso è Godot, ma poi ce ne sono altri, da Romeo e Giulietta, L'importanza di chiamarsi Ernesto, dai musical come Chicago e Il Mago di Oz. E niente, questi personaggi non compaiono perché vengono ammazzati magari ancora prima di entrare in scena o perché non arrivano mai, come nel caso di Godot. E la mia idea è stata proprio di dire, bah, questi personaggi però magari vogliono anche loro la loro fetta di celebrità e quindi si coalizzano per cercare una soluzione, e questa soluzione che loro trovano è di rapire un autore e cercare e obbligarlo a scrivere un testo in cui loro siano i protagonisti per una volta, quindi in cui loro compaiono e siano i protagonisti. Un po' come Marchisio, che in finale non si è visto, esatto, si fosse unito alla vostra compagnia, esatto, anche esatto. lui citato ma non pervenuto. Insomma, qual è il percorso? Come di Giacomotta che è morto subito, esatto. Insomma, come idea è la stessa cosa. Quindi questa coalizione porta anche ad un'azione da questa parte di questi porta personaggi. Ad un'azione che però ovviamente essendo una sorta di armata Brancaleone ovviamente ha dei risultati pessimi, nel senso che rapiscono un autore che in realtà è un di pubblicità, di teatro non sa nulla, e questo crea una certa serie di problemi. Io sento rumori di fondo. Sì, no, sono io che rompo le scatole. Okay. Non è il palco B. Non è il palco B. E niente, quindi vabbè, da lì poi hanno una serie di problemi. E scusate. Che fa un po'. Che riporta un po', diciamo, diciamo la loro impresa avrà un po' più di difficoltà del previsto, come noi non così. Magari senza voler svelare il finale, ma colpisce l'immagine di questo Godot che abbiamo aspettato per secoli, decenni, lustri, sì. Alla fine lui si vedrà, gli daremo una faccia a questo Godot, sì, e qui sì. Tra voi chi è Godot? Ce l'abbiamo. Nero. È il figo della copertina dei è il Dimenticati. Figo della copertina, no, lui è sicuramente quello più famoso, cioè infatti quando devo iniziare a descriverlo parto sempre da lui, lo immaginavo diverso Godot io, sì, dato sì. quando sì. Dalla prima volta che la vidi rappresentata in inglese, Waiting for Godot, lo immaginavo un po' più pelato, lui c'ha la zaffera. No, vabbè, abbiamo fatto una scelta proprio, cioè l'ho fatta fino dal testo, poi con anche la scelta dell'attore, i costumi che ha curato Monia, che non vedo ma c'è, è là dietro, ok, lei è costumista. Abbiamo fatto una scelta proprio di farlo in maniera diversa anche da quello dell'immaginario tradizionale che poteva ci essere. Ci sono altri personaggi tipo Wonder Woman che sì. sta lì alla nostra sinistra con tanto di maschera, non ti sentiamo, poi magari no, lei è sì, abbiamo appunto Rosalina che è la prima amata da Romeo e Romeo e Giulietta. Abbiamo il vecchio catarroso Bumburi, che è l'amico immaginario di Algernon nell'importanza di chiamarsi che è già entrato Ernesto. Nel personaggio sì ma lui non ha bisogno, ma siamo in radio, siamo in radio, non ti vedo, ma lui non ha bisogno, non si sforza più di troppo. Poi abbiamo la strega dell'est, che è quella del Mago di Oz, che muore subito sotto è la vero, casa verissimo, verissimo, con le vero. Scarpette rosse che si vedono, cioè se adesso se, ecco, se confermiamo, si sforza confermiamo. Mi sa che c'è anche qualcuno che non parla e addirittura abbiamo non lui, ha neanche un nome. Lui è l'unico personaggio originale, infatti, sì, che è il servitore di uno degli altri personaggi. Niente, lui non parla, c'è un motivo. Lui era ancora l'idea di andare ancora più indietro, c'è cioè un personaggio immaginato dall'autore, ma poi nemmeno messo come nome, proprio, cioè l'ho immaginato, l'ho lasciato proprio lì. Nell'anonimato sì, più totale. Poi non è esatto. E poi abbiamo lei, che è appunto la showgirl di Chicago, alla tua sinistra, alla mia sinistra, che è la sorella di Velma Kelly nel musical Chicago, quella che appunto anche lei viene ammazzata ancora prima di entrare in scena, diciamo.
Quindi lei comunque muore prima di entrare in scena, sì, l'avete risuscitata. Proprio appena appena prima, nel senso che Chicago inizia con la sorella che si lava il sangue dalle mani. Infatti magari ci sarà in sovraimpressione, certo, 10 anni prima, e allora compare, esatto, lei e racconteranno, esatto, quella. Poi c'è l'autore, che è questo bel ragazzo alla mia sinistra. Lui? Sì, sì. Eccolo, lo vediamo, tanto ci saranno le foto. Ci saranno le foto, esatto, niente, lui è l'autore che viene rapito da questi personaggi. Il pubblicitario. Autore di fiction. Esatto. Ah, pubblicitario, ok. Peggio, cioè nel senso... No, peggio, non so se... Non, il punto è che proprio lui non ama il teatro, quindi questo crea problemi vari ed eventuali al gruppo. Prima che Filippo vi chieda quello che lui adora, perché siete anche in tanti e chissà cosa verrà fuori, Pat, passi teatrali, come vi collocate geograficamente, soprattutto ben assortiti, come vi siete incontrati, quali sono un po' i percorsi? Allora, la compagnia nasce a Milano e tutti gli attori più o meno fanno base a Milano. È stata fondata da Veronica, diciamo, una delle attrici che abbiamo qua, la showgirl di Chicago, ed è un'altra attrice che poi non ha potuto partecipare a questo spettacolo. Dimenticata, che si chiama Ilenia. E niente, loro hanno iniziato questa associazione e da lì è nato un primo progetto che si chiamava Coffee and Cigarettes, in cui era coinvolto già qualcuno degli attori che vedete qui. Poi è nato questo, che è stato il secondo progetto. Abbiamo avuto un terzo lavoro che si chiama Luci Spente, che abbiamo portato tra l'altro in scena abbastanza di recente, nel senso a... quando è che è stato? A maggio. Ma secondo te questi che sono in tanti prima del debutto, che scaramanzie si picchiano, fanno una rissa, allora. Si sono definiti un'armata Brancaleone. Immagino il grido come esorcizzate la sorte, la tensione. Ecco, lei la showgirl non dice una parola, ma è espressivissimo. La parola pacche sul culo, si può dire, sì assolutamente, pacche sul culo, vi date le pacche tutte quanti, è una cosa un po'. Ma c'è un posto vacante nella vostra compagnia? Ma se volete, sai quanto ti schiaffeggerebbero dopo fare caffeggiare tranquillo. Ecco, ci chiede di stare un po' più zitti. Sta mimando. Lui che non parla, mima che intanto io descrivo. Sì, ha indicato il culo, ah, no, e poi merda, uno sforzo. Merda. Il classico merda. Quella è una cosa classica. Sì, quindi sì. Voi vedete quella dello schiaffeggiamento, sì, palparvi. Esatto. Guarda, immaginate che si toccano le chiappe e poi si dicano anche merda. Non è che fa. Esatto. La combo delle due non è buona. C'è qualche colore oppure qualche parola da non dire. No, anzi, abbiamo un'attrice che è vestita di viola, che di solito è il... È vestita di viola! Sarà per quello che... Che tra l'altro, voi non lo sapete, ma prendendo il volantino del Fringe e tutto il programma, pare che il palco C sia identificato da un tondino viola, quindi anche qui, in questo caso, sono andati... Vedi, sei perfetto. Scardiniamo queste false convinzioni. Oh, avete un copione? Se casca il copione, che fate, solitamente? Battere tre volte a terra. Ah, lo sei dimenticato, però fate anche quello. Sì, però cerchiamo, insomma... Non è cascato, credo sia cascato due volte. Senti, ma uno scoop, proprio. Alla fine il servo senza nome troverà il suo nome? Come si chiamerà? No, ce l'ha, il nome ce l'ha, lo trova. Ecco, diciamo, però non lo trova. Diciamo. No, però ce l'ha sicuramente. Affinché lo sappiate, lo si sappia, per darvi la possibilità quindi di conoscere loro e come finiranno tutte queste storie, vi ricordiamo questa sera, esattamente 4 luglio alle 20.30 sul palco B, domani 5 luglio alle 23.30 sul palco C e infine venerdì 6 luglio alle 22 sul palco A, con la speranza che possiate ottenere tanti e tanti voti. Grazie. Per vincere nella settimana, magari vincere anche alla fine di questo festival. Speriamo. E volare dove? Dov'è che si vola se si vince? New York! Tutti a New York! Esatto! Contento? Ma noi non andiamo, però. Purtroppo noi ci stiamo provando a farci portare da qualche compagnia. Andiamo in tutto il mondo, perché è una web radio, quindi vi saremo vicini. Grazie infinite, ragazzi. Allora, buon lavoro, diciamo. Altrettanto. Buon lavoro a tutti quanti. Altrettanto, buon lavoro. A risentirci.